taglio. Paolo Scalera. Rosso? Rosso. Andate. Quindi siamo in onda. Siamo Matteo in onda. Mi hai portato in macchina un giovane pilota che io non conosco molto bene, me lo ricordo bambino, ma dimmi te un po' come si chiama. Si chiama Luca Marini, corre nel team forward in Moto2 e ha fatto il suo migliore risultato a Brno. Quarto. Che fa girare le palle, quarto. Sì, cioè, però è uno dei peggiori risultati, no? Che dici, no, la prima volta che lo fai, secondo me è da gusto uguale. Poi magari se invece fai sempre quarto, dopo un po'. Ti girano. Sì. Senti, qual è stato il complimento più bello oppure l'insulto più pesante che hai ricevuto dopo questo quarto posto? Insulti pochi, perché comunque sono andato bene, quindi. Beh, magari qualcuno ti poteva dire, beh, però non hai vinto. Oppure non sei arrivato terzo, medaglia di legno. Non penso, non mi ricordo almeno. No, mi hanno tutti fatto dei gran complimenti. Forse qualcuno mi ha detto, però sull'acqua, dai, te vai forte sull'acqua, non è come sull'asciutto. Però secondo me invece è sempre quarto, quindi va più che bene. Poi con calma, bisogna crescere piano piano. Secondo me il podio poi arriverà se continuo a lavorare con al massimo della professionalità. Senti, ma tu ce l'hai il DNA, cioè pensi di avere il DNA del campione? Ce l'hai qualcosa in famiglia, non lo so, che pensi, tac, secondo me in famiglia sì, c'è qualcosa. Noi abbiamo scoperto che il merito è della mamma. Sì, tu sei la prova provata, no? Sì. No, lì è la mamma che tutte ha. E due, sia la mamma che i babbi, secondo me. Vabbè, adesso l'altro babbo, Graziano, andava forte, ma ha vinto 3 Gran Premi in un anno, quindi voglio dire. Però comunque lottava per il mondiale. Sì, sì. Andava molto forte. Il vero DNA è quello della mamma. Siamo convinti. Noi almeno siamo convinti. Sì, vabbè. Speriamo. Comunque, Io però ho una curiosità per Luca, perché gli fanno sempre le domande su fratello, su Valentino, e maestro e cosa, ma allora, quando magari eri un po' più giovane, con le ragazze presentarti come il fratello di Valentino funzionava? Allora, devo dire la verità, ci abbiamo provato tantissimo io e i miei amici. Soprattutto i miei amici usavano me come mi lanciavano in mezzo. Persona. Sì, sì, mi lanciavano in mezzo così. Dicevano, oh, lui è il fratello di Valentino Rossi. Poi alla fine io non facevo mai niente. E loro invece sì. Magari qualcosa si riusciva. Ah sì. Dobbiamo uscire assieme una di queste cose. Per iniziare la discussione magari funziona. Poi dopo no. Ci vuole anche altro. Ma sono sempre stato fidanzato io, quindi. Tuttora? Sì, tuttora. Quindi poca baldoria. Senti, poca ma baldoria. Secondo me gli scontri più grossi ce l'abbiamo sul calcio, perché tu mi sembri ricordare che sei romanista, sì. No? Sì, sfegatazzo. Ecco, come ti relazioni? Cioè, per esempio, mi sembra ricordare che tu sei andato a Trigoria. Da Totti. No? Sì. Cioè lì c'è una rivalità forte, come funziona? Devo dire che comunque Valentino stima molto a Totti, quindi sì, gli ha fatto il casco. Sì, cioè su gli quel punto di. È stato un po' invidioso di... che sei andato da Totti allora? Secondo me no. No. Perché, no. Però secondo me se avesse avuto la possibilità di andarci anche lui sarebbe stato anche contento. Senti, io penso che non si è mai organizzato. Io penso che ovviamente tu ti sarai un po' scocciato, o almeno io sarei scocciato che tutti riportassero poi sempre tutto al tuo illustre fratello, no? Ma sì, siete tutti voi giornalisti. Sì, beh, è normale, perché ci sono delle curiosità, no? Che uno non riesce a togliersi, no? Cioè, per esempio, tu hai iniziato a correre perché in qualche maniera, ovviamente vivendo con Valentino, hai sentito questo spirito di emulazione, o poi una cosa che ti andava? Perché poi correre, insomma, è pericoloso, è difficile, c'è bisogno di tanto impegno, no? Quindi quando è che è scattata questa cosa? Allora, diciamo che l'iniziare con le minimoto secondo me è stata puramente una mia decisione, perché io da quello che mi ricordo comunque da piccolino non ho mai visto Vale come Valentino Rossi, come lo vedevano tutti, anche perché magari capivo meno e anche il mondo lo vedi in modo diverso quando hai 4-5 certo, anni. Certo.
ho iniziato ad andare con le mini moto a 4 anni, ma semplicemente perché vedevo tanti altri bambini che giravano con queste mini moto a cattolica. E allora dicevo, oh, guarda bello, magari è interessante provare. E allora ho chiesto ai miei genitori se mi portavano e sono stati loro poi che mi hanno fatto muovere i primi passi sulle moto. Poi quando ho dovuto prendere una decisione vera di prendere questa cosa sul serio, cioè di diventare anche un pilota, e lì magari anche il fatto di avere un fratello così da cui poter apprendere tanto, che mi poteva insegnare molto, che mi poteva accompagnare anche in questo percorso, sicuramente un po' ha influito, però io penso sempre che è stata solo una mia decisione, perché è quello che mi piace fare, avrei fatto il calciatore, avrei continuato gli studi o qualcos'altro. Le mamme sono un po' apprensive, no? Non ti ha detto me ne bastava uno di figlio pilota a preoccuparmi la domenica, me ne devo preoccuparti tu? No, secondo me è contenta, ma poi dopo ci ha preso la mano, secondo me è la mamma più allenata del mondo. Quindi... Ma ti dà consigli la mamma? Sì, no, sì, perché è super, c'è una tecnica, bella esperienza. È super tecnica. È tecnica la mamma? Certo, dovresti portarla cioè, a lei. Setup, cose del genere. Sì, a posto. Sì, di brutto. Cioè ti dice in quella curva lì non vai bene. Assolutamente. Cioè, cavoli. Sì, sì. Poi alcune cose magari non sono reali. Però comunque lei si impegna, gli piace molto, è appassionata. Senti, a che punto pensi di essere della tua carriera? Cioè sei a una svolta? Noi sappiamo, crediamo, pensiamo che presto ci sarà un annuncio di cambio team per te, diciamo, no? Con sempre in Moto2, ma con Sky. In quale momento della tua carriera pensi di essere? È una svolta importante? E soprattutto, pensi, cioè cosa puoi dire, qui lo puoi dire, a quelle persone che dicono, eh sì, però è il fratello di Valentino Rossi, perché invece tu stai andando forte, cioè stai facendo il tuo percorso, però in una classe competitiva come la Moto2 stai andando forte, quindi cosa, come ti poni in questo momento? Se devo vedere il mio percorso, sono in crescita, definirei un, cioè non è una svolta, adesso non mi vedo che sto cambiando tanto, sto crescendo e sto migliorando quello che ero comunque anche l'anno scorso. Ho cercato sempre di lavorare al massimo tutti i giorni a casa e anche alle gare, perché so di poter arrivare fino a un certo punto e quindi mi impegnerò al massimo per arrivare lì e per realizzare i miei sogni e i miei obiettivi. Senti, tu sai, cioè, noi tutti ci domandiamo fino a quando continuerà a correre Valentino e pensiamo che smetterà verso i 50-52 anni. Sì. Tu primo me posto, fanno, cioè, 60. Tra i 60 tu pensi, 60. Tu diciamo stai facendo la scalata alla cilindrata perché poi pensi di arrivare in MotoGP con Valentino sufficientemente anziano da farti da team manager? Io spero di arrivare in MotoGP quando ancora vale correre. Tu quanti anni in meno hai di lui? 18. 18 in meno, quindi 52, abbiamo detto, se arrivi entro i 34 sei a posto. Io spero di arrivare nei prossimi 3-4 anni in MotoGP, perché... Ma perché arrivare mentre lui ancora corre? Perché, cioè... perché secondo me è figo, cioè, comunque è il pilota più forte di sempre per me, quindi anche misurarsi con lui, vederlo in pista... Vabbè, tu però già ti misuri con lui perché... Ma infatti, ma quando anche giriamo tipo a Misano, no? Con le Yamaha R6, sì, lui invece gira con l'R1, anche vederlo solamente da dietro per poco tempo perché va un po' più forte. Ma va più forte per la moto. Per la moto. Per la moto. Non vale, scusa. Non vale. Non gli hai mai detto, scusa, dammi un attimo l'R1. Me l'ha fatta provare. Sì, e lui stava con l'R6. No, lui era in box a aspettarmi. Perché non voleva, non voleva il confronto diretto. Ma no, ma gli ha messo un setup sbagliato, secondo me. Sì. Ma poi sono andato piano, perché bisogna evitare di fare dei danni. Se gli slammeravi la moto, disastro, la faceva pagare. Disastro. Lui ma è geloso. Tocchiamo questi. Ma tu riesci a fregargli ogni tanto la moto, la macchina? Ti è mai capitato? No, cioè, proprio non glielo chiedo. Non proprio, cioè, non è proprio una cosa, cioè, che geloso. Ho paura. No, ho paura io. Di cioè che se gli fai una riga è tanto ammazza. Sì, è un disastro. Già sono così io per le mie cose, che non le... Ho paura di darli in giro, quindi... Chi è più preciso di voi due? Cioè, c'avete un lato caratteriale uguale? Molto simile, ma lui è nettamente più... Rompicoglioni? No, non è rompicoglioni, ma magari un po' più manicale su certe cose. Maniacale? Non so se è l'aggettivo giusto. Bisogna chiederlo a lui, perché non vorrei...
che magari ci sono delle leggende che dicono che nel suo motorhome tiene persino le scarpe affiancate precise una vicino all'altra. Non lo so, non è entro nella sua stanza, non voglio entrare in questi dettagli. Io quando mi ci metto, parlando di me, sono molto preciso, perché comunque anche nel nostro lavoro è importantissimo, è una questione di millesimi, millimetri, e quindi bisogna essere molto precisi. Ma hai qualche rito che fai durante le gare, qualche cosa? No, sei tranquillo. Sono molto tranquillo, sì. Magari l'anno scorso durante la stagione qualcosa si era inserito, ma poi visto che è solamente peggio, quindi cerco di stare più rilassato possibile, faccio quello che mi viene. Non serviva niente, insomma. No. Però dipende da pilota a persona. Insomma, quindi... tu comunque ti sei cimentato anche con la 1000. E come ti trovi? Sì. Tu sei alto, tra l'altro. Quanto sei alto? 1,85. Tra l'altro tutti mi dicono che sono cresciuto ultimamente, sì? Quindi sono molto preoccupato. Vabbè, voglio dire, 1,85 ti fermerai qua, se no vai a fare giocatore di basket. Vai a fare basket, dai, basta. No, infatti assolutamente basta. Senti Luca, hai parlato appunto di MotoGP, tu vuoi arrivare a un titolo prima di pensare di passare alla MotoGP, o pensi che il momento in cui ti sentirai pronto ti muoverai per farlo? Noi adesso ci stiamo perdendo. Sto tornando indietro. Non solo che qua. È no, lui si perde sistematicamente. Sì, poi c'ho il cambio dalla parte. È bello sbagliata. Rischiare. No, guarda come per la retromarcia, sì. Comunque, dicevamo, non lo so, il sogno del titolo c'è sempre. Perché è l'obiettivo di tutti noi piloti, secondo me. Però, comunque, nel caso arrivasse prima un'offerta molto interessante della MotoGP e mi sentissi io pronto per affrontare questo grande passo, perché no? Lo faresti volentieri? Sì, secondo me sì, se tutte le circostanze sono giuste e io mi sento pronto, secondo me è una cosa giusta. Senti, tu conosci bene Franco Morbidelli, vi allenate sempre assieme, no? Sì, sì. Ti ha stupito questa sua stagione, che sta a pochi punti, però la sta dominando dal punto di vista delle vittorie? Sì, e poi però anche non mi ha stupito per niente, perché comunque io che ho sempre visto Franco dalle minimoto, sono sempre cresciuto insieme a lui era un po' più grande, quindi lui era sempre quello che faceva la categoria sopra di me, superiore a me, ma noi l'abbiamo sempre conosciuto per quello che era, cioè un grandissimo talento da subito, dalle minimoto. Ancora secondo me i suoi record tipo a San Mauro con le minimoto ci sono ancora. Secondo me sì. Quindi non mi stupisce per niente. Adesso però comunque avrà una bella sfida anche lui, perché anche lui. Il MotoGP sarà diverso, ma è una cosa bella che ci hanno dimostrato anche Zarco e Folger, che i piloti della Moto2 forti vanno forte anche in MotoGP. Perché ogni tanto si dice che questa Moto2 non serviva a niente. Per molti magari ancora è così, ma secondo me no, perché è una bellissima categoria. Senti, quali altri interessi sport tu pratichi, no? Prima hai parlato, se non avessi deciso di fare, magari il calciatore. Sì. Cioè, mi piace giocare a calcio, mi piace tantissimo. Sempre giocato a calcio da piccolino. È il tuo secondo sport? Sì. Oppure. Di brutto, sì. Il mio secondo sport. Ho fatto 8 anni di scuola a calcio, quindi. Me la cavo anche bene, sono contento quando giochiamo in mezzo alla settimana. Centrocampista, centrale, regista. Perché non sono mai stato un grande finalizzatore. Anche quando giocavo da piccolo, gol facevo poco, però dei gran assist sempre. Quindi va bene anche così. Senti, poi a me piace anche una cosa di Luca, che tu hai continuato a studiare, sì. E hai preso la maturità scientifica, e poi una volta abbiamo fatto un'intervista, avevi detto che a te piacerebbe comunque, anche avendo tempo, fare l'università. Sì, cioè, perché no? È una cosa che tengo, una porta che tengo aperta, certo. Perché adesso mi sento un po' troppo impegnato per quanto riguarda le moto. Però in un futuro che facoltà? È difficile. Mi è sempre piaciuta informatica, ma comunque bisogna stare lì molto concentrati. Poi comunque mi piace tutta la parte fisica, atletica, quindi anche magari un ISEF che c'è da noi, sì. Anche queste sono interessanti. O
però non Senti, lo so. Stamattina stavamo parlando con Matteo sul fatto che adesso i piloti corrono molto più a lungo, no? Anche perché iniziano Siamo molto prima. Giovani, no? Valentino, ma anche Loris Capirossi. Tu pure hai iniziato abbastanza adesso presto. Rispetto a quando? Rispetto a 20 anni fa? Rispetto agli anni 80, diciamo, no? Io guardavo gli Albi d'Oro, massimo correvano intorno ai 10 anni, 10-11 anni, mentre adesso 17-18 anni, 20 anni e compagnia. Anche tu lo vedi come uno sport così a lungo termine, oppure visto che appunto vuoi continuare magari a studiare, oppure non lo so, nella tua vita ti vedi ecco come Valentino che corre fino a 38-40 anni? Sì. Non lo so, per adesso vedo solamente Valentino che è arrivato lì, ottenendo certi risultati e avendo una certa costanza, perché anche se guardiamo altri piloti che hanno smesso tardi, comunque negli ultimi anni hanno fatto molta fatica. Invece Vale è sempre lì a lottare per il titolo tutti gli anni. Qual è Quindi, la più grande fatica? Secondo me l'importante è divertirsi. Se ti diverti fino a 40 anni, perché devi smettere? Cioè, io penso che uno deve fare quello che si sente, e se io mi sento di continuare fino a 40 anni, perché no? L'importante è divertirsi. Qual è la fatica di continuare a correre così a lungo, no? Adesso tu sei giovane, quindi probabilmente l'allenamento ti viene facile. Cos'è che secondo te differenzia un atleta motociclista da un atleta di un'altra specialità che verso i 40 anni proprio fisicamente non ce la fa più? Nelle moto il motore, diciamo, non è il nostro corpo. C'è una moto che viene stremata, è proprio il motore della moto che noi sfruttiamo al massimo. La preparazione fisica è solamente magari un contorno, ma invece nell'atletica, se uno dopo un po' che inizia a invecchiare, inizia a diventare più grande, comunque anche il proprio corpo fa sempre più fatica. Ti puoi allenare quanto vuoi, ma comunque il tuo corpo non ti può permettere certe cose, mentre invece la moto, secondo me, è sempre pronta al 100% per sempre. Quindi Senti, se ce la fai fino a 60 qual è, anni. Qual è il consiglio, la cosa migliore che ti abbia detto Valentino come pilota o anche come fratello, diciamo, nel corso di questi anni? Qualcosa che ti ricordi e che ti Ce viene... ne sono troppe. Ce ne sono così tante che non basta questo viaggio di ritorno. Quindi una non lo so, mi piace anche tenerle per me, quindi, tra di noi. Però me ne ha dette tante, non solo dalla parte diciamo dello sport, anche pilota, della vita di tutti i giorni. Esatto. Va bene. Domande allora, su Valentino gliela abbiamo fatta. Esatto, questa possiamo chiuderlo e aprirlo su di me. Dai. Siamo a posto. Ma sai cos'è che c'è una grandissima curiosità anche, cioè noi abbiamo visto Valentino bambino perché Stefania lo portava in braccio alle gare quando correva Graziano, no? Uh-huh. E poi l'abbiamo visto giovanissimo iniziare a correre con la 125. Io personalmente il primo ricordo di Valentino ce l'ho a Brno, ma quando ancora non correva nel mondiale si era rotto, non so se una gamba o qualche cosa, perché aveva il gesso e era la clinica mobile che si stava facendo curare. Poi l'abbiamo visto proprio, quindi abbiamo visto l'evoluzione del personaggio, poi abbiamo visto te bambino e dato che di Valentino è stato sviscerato tutto, dobbiamo cominciare su te. Esatto. Dobbiamo cominciare a sviscerare qualcosa su di te, come hai vissuto da bambino. Ti tocca. Cioè, sono contento di parlare di me. Per il momento sei sicuramente più sconosciuto di Valentino, per cui abbiamo questa curiosità, no? Poi voglio dire, ci sono le famiglie da corsa, Kenny Roberts e Kenny Junior. E qui abbiamo Valentino Rossi e Luca Marini, per cui cerchiamo di vedere le differenze. Io ricordo quando Kenny Senior stava nel box Suzuki con Junior e gli diceva le cose, per cui però qua non è possibile perché ovviamente no, cioè lui sta mette a posto la sua moto e tu la tua. Però magari ci immaginiamo che fra una prova e l'altra vi scambiate pareri sulla pista, sulle cose, no? Cioè, siete una famiglia da corsa anche voi? Sì, sommato, sì, no? Assolutamente. Quindi... No, ma se devo chiedergli un qualche consiglio, è sempre il primo a darmeli, quindi stiamo bene. Dobbiamo riassumere. I consigli te le dà la macchina.
La macchina, ma no, secondo me me la dassi, gliela chiedo, perché non lo voglio rischiare. Facciamo una roba, facciamo una promessa per salutarci. Non voglio rischiare. Tu adesso gli chiedi la macchina uno di sti giorni. Tra l'altro, siccome mi insultano tutti per la mia macchina che ho. Che macchina che ho? Una macchina tranquillissima, cioè, l'avevo patentato, scusa, possiamo dirla, non sì, so. Ma sì, dai, se ne frega. Una Citroen DS3. Vabbè, che comunque è una macchina di Loeb quando ha vinto tutti i reality di mondiali, quindi a me piace. Sì, non era proprio quella, mi sa. No, cambiava il motore, dai, è tutto. Telaio, le solamente e tu l'hai comprata però perché nel tuo immaginario vedevi la macchina da rally. Certo, assolutamente. Però dai, è carina, va bene, non consuma niente. Ma li fai, i traversi? Poco, no? Però ho anche finito le gomme dietro. Ma è diesel? Diesel. No, diesel no. Perché? No, ma dai. No, ma il diesel c'ha una bella coppia. Il diesel, no? Non consuma niente, vai da Dio. Sì, ho capito, secondo me comunque lui ha dirazzato. Cioè, non vorrei dirlo. Cosa significa? Dirazzato, cioè benzina, giri. Il diesel, quanti giri fa? 5.000 giri? Sì, 5.000, 6.000. No, 6.000 fuori giri. Vabbè, ma la prossima macchina? La prossima macchina, infatti tutti mi rompono le scatole per questa mia macchina, e allora devo anche prenderne una nuova. Allora magari... E cosa prendiamo? Non lo so. Infatti sto chiedendo a tutti. Una BMW? Sto chiedendo a tutti. Ma perché la deve vendere Paolo? Non è questo il punto. La BMW da vendermi? La BMW, ma sì, ma... Tanto se l'ha usata Paolo praticamente non l'ha mai visto non l'ha mai visto i 5.000 6.000 giri non la può guidare perché è neopatentato. Ma no, adesso non sono più neopatentato. Adesso li puoi guidare, certo. Gli puoi vendere la macchina. Va bene, sei a posto. Va bene. Ma non gli diciamo che macchina è fino alla fine. Fino alla fine. Va bene. Grazie. Ciao Luca. Grazie. Ci vediamo a Misano, dato che abbiamo portato fortuna a Morbidelli. Sì. Ah già, abbiamo detto dopo la prima gara rivieni, che vinci la prima gara rivieni a farne un'altra. Okay. Esatto, ed è venuto. E allora quindi facciamo lo stesso invito anche a te. Okay. In bocca al lupo. Ok. Crepi. Ciao. Bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao. Puoi chiudere? Sì, sì, aspetta che c'è la rotonda, il cambio manuale qua. Sì, sì. Non è facile dirlo, ma non farlo. Chiudo io, Sì, vai. Questo? Premi fino che si spegne. Dov'è? Qua, no? Sì. Ecco qua, si è spento. Okay.